Siamo in compagnia di Carlo, ragazzo di 21 anni che a causa di una condizione post nascita è costretto alla sedia a rotelle. Carlo, tu hai difficoltà ad accedere a tanti negozi, a tanti servizi proprio all'interno della città. Esatto, sono impossibilitato ad accedere a molti negozi nella città di Trieste proprio per una mancanza di conoscenza delle necessità dei disabili che sono loro clienti, quindi loro stessi si creano dei danni non creando negozi accessibili ai disabili. Io vorrei poter andare dovunque a Trieste in autonomia, ma purtroppo non ne sono capace, ma non per cose al di fuori del mio controllo. La condizione è molto problematica, ci sono molte cose che devono essere fatte e ci deve essere una conoscenza, la conoscenza della necessità di noi disabili, di questo nostro dovere di poter andare in giro da soli nella città di Trieste. Risulta piuttosto difficile per chi non vive una condizione come quella di Carlo rendersi conto di quante difficoltà strutturali ci possano essere anche solo in una singola via. Negozi, bar, cinema, ogni tipo di esercizio, servizio o attività, se non strutturato in maniera adeguata, diventa per Carlo un tabù. Ecco Carlo, per esempio, se tu adesso dovessi prendere un biglietto dell'autobus o una rivista, avresti difficoltà a salire questo gradino. Sì, adesso vi mostro, proviamo a entrare in questa edicola, tentiamo di entrare. Senza farci male ovviamente, ma come potete vedere c'è un gradino troppo alto e le mie ruote non ce la fanno a portarmi oltre. Se tu volessi mangiare un gelato, diciamo il copione si ripeterebbe. Infatti sì, è la stessa cosa, perché guardate in questa occasione, riproviamo di nuovo la stessa manovra di prima e purtroppo non ce la posso fare, perché il scalino è troppo alto. Questo il problema riscontrato che limita tanto la vita di ogni giorno di Carlo e di chi come lui è costretto ad una sedia a rotelle e vuole essere autonomo. Questo il problema. Qual è la soluzione? Le soluzioni sono semplicissime. Il comune o la regione che diano un finanziamento straordinario affinché vengano donate pedane mobili a tutti gli esercizi che ne fanno richiesta e queste siano esentate dalla tassa di occupazione del suolo pubblico.